Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono veramente molto contenta di avere tutti voi e tutte voi qui oggi. Lo siamo tutte quante perché era lo spirito con il quale abbiamo pensato all'organizzazione di questa giornata. Io, come diceva la professoressa Costabile, sono Manuela Stranges, sono docente di demografia al DESF e sono componente del direttivo del centro di Women Studies Midvilla, che è questa struttura importante che ormai ha già superato 20 anni di attività qui in Unical e che ha ideato questa giornata in collaborazione appunto con il CUG e con il settore orientamento in ingresso. Io intanto vi porto appunto i saluti, come anticipava la collega, di Giovanna Vingelli, la nostra direttora, nonché delegata alle pari opportunità, che è attualmente in missione, quindi è impossibilitata ad essere qui. E naturalmente voglio ringraziare anche tutte le colleghe del centro di Women Studies che sono qui presenti, che si sono spese in questi giorni per l'organizzazione. Veramente c'era grande entusiasmo attorno a questa giornata, quindi è molto bello. Allora, questa giornata è stato ricordato già prima, è la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. È una giornata che è stata istituita nel 2015 dall'Assemblea delle Nazioni Unite ed è stata istituita proprio perché ci si è resi conto di quanto fosse grave questo gap nella scienza e di quanto, come accennava appunto anche la prorettrice Maria De Paola, di quanto sia importante colmare questo gap non solo per favorire la partecipazione delle ragazze in professioni diverse, quindi rompere un pochino questa segregazione orizzontale e anche verticale che c'è nelle professioni, ma anche perché tante ricerche dimostrano che una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro può in qualche modo in generare tutta una serie di benefici positivi in termini appunto di occupazione e di tante altre variabili economiche. L'Unical ha aderito a questa giornata già a partire dal 2017 con la sospensione delle attività didattiche e tante iniziative organizzate dai dipartimenti, ma è dall'anno scorso che abbiamo deciso di fare questo evento, diciamo, che raccoglie assieme un po' tutte le anime del nostro Ateneo e che può appunto proiettarci anche all'esterno con le scuole e far sapere quello che facciamo. Il centro di Women Studies si occupa ormai da oltre 20 anni di queste tematiche, facciamo ricerca, facciamo formazione. Nel 2017 abbiamo celebrato il nostro ventennale con un evento che trattava anche di questi temi, e chi c'era, insomma, se lo ricorda, fu un'occasione bellissima proprio qui in Aula Caldora. Quindi continueremo a fare questo in collaborazione con tutte le strutture dell'Ateneo. E proprio a questo riguardo, io che devo fare solo un saluto in questo momento, perché invece nel mio ruolo di docente di demografia più tardi vi tedierò un pochino con i dati sul gender gap e sulle differenze, diciamo, in termini di istruzione e di lavoro delle donne. Adesso invece chiudo e vorrei velocemente lasciare la parola, non so se Angela fai prima tu. Allora, vi dicevo, la giornata è stata organizzata dal centro di Women Studies in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia dell'Unica, che abbiamo qui la Presidente, la professoressa Giuliana Mocchi, e quindi cedo immediatamente a lei la parola. Grazie.